Buongiorno, ben trovati in questo spazio di confronto settimanale qui al CUFRAD, uno spazio di riflessione attraverso l'ascolto delle storie dei nostri ospiti. Stamane siamo qui con il signor Aurelio. Buongiorno Aurelio e ben trovato. Buongiorno. Io la ringrazio innanzitutto per aver accettato prontamente, con entusiasmo, il mio invito. E coglierei l'occasione per provare insieme a raccontare appunto quella che è la sua storia e la sua esperienza di vita e di dipendenza. Il signor Aurelio ha deciso di intraprendere un percorso di cura di tipo residenziale qui da noi per affrontare la propria dipendenza dall'alcol. Aurelio, visto che è la prima occasione in cui lei prova a riflettere, a ripensare alla sua storia di vita e a quello che è il percorso di cura che è tuttora in atto, inizierei, come si fa sempre, un po' dall'inizio, dall'infanzia. Ha voglia di raccontarci magari che tipo di bambino era Aurelio? Sono sempre stato un ragazzo vivace, però assieme anche molto impulsivo, che sempre tribulato che stare che le persone mi fossero più decise e più Lei mi ha usato un termine che mi aveva colpito in un'altra sede, si era definito un bambino provocatorio. Sì, perché mi accorgevo che in casa, nella mia famiglia, mia mamma guardava di più su mio fratello perché lui era più grande e poi su mia sorella perché era più piccola e io ero a metà di loro due e allora le cose migliori le facevano fare a mio fratello, poi a mia sorella che era piccola, allora era più debole, non si poteva, e le altre cose me le lasciavano, e su quello ho sempre patito, sono sempre andato avanti tribulando lì sopra. Cioè ci sta dicendo, a causa di tutta una serie di dinamiche relazionali all'interno della sua famiglia, lei ha iniziato a percepire delle differenze nel modo di relazionarsi tra sua madre e i suoi fratelli rispetto a sua madre e lei, giusto? E ne ha subito delle conseguenze, quindi sono insorte tutta una serie di emozioni e di idee, immagino. Sì, su quello, stando avanti con e crescendo, ho visto che se andavo a iniziare a bermi qualcosa, non pativo più sulla differenza tra un familiare e l'altro, riuscivo di parlare più tranquillamente, non... Questo immagino appunto lei si riferisca poi ad una reazione che ha messo in atto in gioventù, adolescenza, 20 anni, ma da bambino, visto che quando si è bambini si hanno possibilità di azioni diverse, si hanno risorse diverse, cosa metteva in atto per in qualche modo, perché mi sembra che lei avesse bisogno di riuscire ad attirare in qualche modo l'attenzione, quindi che modalità invece metteva in atto? Lei mi diceva, mi raccontava che si metteva sempre nei pasticci e che provocava negli altri delle reazioni. Sì, come quando avevo sui 10-12 anni andavo a scuola per farmi sentire che magari i miei genitori venissero a scuola o a casa mi parlassero di più domande, allora facevo qualcosa che non andasse bene. Come una volta a scuola l'insegnante mi ha scritto una nota, il giorno dopo sono andato, gli ho legato il paraurti che l'ha staccato, così i miei genitori per un 15 giorni, tutte le volte che entravo in casa, c'era sempre... Ero sempre il primo che mi parlavano perché mi sgridavano sempre. Evitavano un po' sia mio fratello che mia sorella. Quindi mi pare di capire che questa sia la reazione normale e comprensibile di un bambino piccolo che, non riuscendo a dare voce, a comunicare le proprie emozioni, in questo caso rabbia e necessità di presenza, ma parliamo di presenza emotiva, psichica da parte dei genitori, cercava
più o meno volontariamente di attirare l'attenzione con comportamenti poco adeguati, perché in qualche modo così riusciva a dire: ehi, ci sono anch'io, lei mi aveva detto questa frase, mi aveva molto colpita. Sì, perché lì assieme mi usciva la mia gelosia con la mia rabbia, e ogni tanto in casa, ma anche quando non ero in casa con gli amici, gli dicevo: ma ci sono anch'io, non ci siete solamente voi, ci sono anch'io che posso parlare per farmi vedere un pochettino. Allora facevo sempre qualche danno in più, perché le persone: ah, c'è anche Aurelio, c'è anche Aurelio. Lei racconta con molta semplicità, molta naturalezza questi fatti di vita che le appartengono, però immagino, da professionista, tutta la sofferenza psicologica che ci sia dietro, soprattutto per un bambino che non riesce tanto a dare una spiegazione, no, a queste situazioni. Quindi si arrabbia, non riesce a capire, oppure si attribuisce la colpa a se stesso. Spesso questi sono processi psicologici che avvengono più o meno consapevolmente. Questo magari lo diciamo per chi ci sta ascoltando, che padroneggia magari meno queste tematiche rispetto, insomma, a noi che siamo professionisti del settore, e lei che purtroppo ne è immerso in questi argomenti. Questa tipologia di comportamento è stato portato avanti nel tempo. Lei mi faceva l'esempio anche del militare. Sì. Ha voglia di raccontare? Sì, quando ero militare normalmente c'erano le persone che erano già qualche mese in più o qualcosa, e mi sentivo sempre un pelino più, non scartato, però un po' più spostato indietro delle altre persone. Allora, quando era così che sapevo che dovevo uscire la settimana dopo, facevo un casino che mi dicevano: per 15 giorni non puoi andare a casa. Diciamo che possiamo dire, mi corregga se sbaglio, che lei anche in quel caso, in quei rapporti, cercava di essere visto, mettendo in atto sempre comportamenti inadeguati, e per essere punito volontariamente, ma anche lì inconsapevolmente era un modo per attirare l'attenzione e per far capire che Aurelio c'era, era presente. Quindi questo ci fa intravedere grosse fragilità emotive che lei possedeva. Cosa succede poi? In qualche modo finisce il militare, inizia a lavorare come falegname, se non sbaglio. Sì. Allora, quando ho finito il militare sono tornato a casa, continuando a fare il lavoro che avevo. Dopo di un paio di mesi mi sono di nuovo risentito che ero molto più da solo, più debole. Allora ho deciso di vado a abitare per conto mio, da solo, così almeno potevo fare le cose, decidere, senza che le persone mi dicessero: no, quello non farlo. Dovevo decidermelo me automaticamente, se facevo sul bene o sul male, però c'era solamente la mia testa che si decideva da solo. Quindi diciamo che, avendo un rapporto critico e deficitario con sua madre, non la riconosceva nel suo ruolo e quindi non accettava neanche che le dicesse dei consigli, le desse dei consigli, giusto? E quindi decide di allontanarsi da casa, perché comunque la percezione era quella di solitudine, nonostante vivesse con un fratello, una sorella, una madre e un padre, giusto? Sì. A quel punto, in maniera insidiosa, come spesso accade, come spesso sentiamo raccontare nelle storie dei nostri ospiti, l'alcol inizia a insinuarsi, appunto, a presentarsi nella sua vita, nel quotidiano, però in maniera insidiosa. Lei mi raccontava che lo utilizzava per situazioni critiche, fosse anche solo doversi relazionare con una ragazza o incontrare una ragazza. Ha voglia di spiegarci meglio? Sì, perché andare a parlare normalmente non ci riuscivo. E allora, per riuscire a parlare qualcosetta in più, senza debolezza, senza niente, allora mi bevevo qualcosa. Come andavo al bar, se vedevo gli altri che bevevano, per non stare più indietro, ho iniziato anch'io a dirgli: ma se loro lo prendo anch'io, per farmi vedere anche di fianco di loro
che ero uguale come tutte le altre persone. Su andare a parlare con una persona, con una ragazza o se sia qualcosa del lavoro. Era sempre su quel punto lì. Possiamo dire quindi che anche in questo caso, anche nel suo caso, l'alcol serve come terapia quotidiana, anche lei aveva usato questo termine, terapia quotidiana, per superare quelle che sono le difficoltà della vita, momenti che possono magari far insorgere ansia da prestazione, oppure emozioni troppo forti che lei faceva fatica anche a gestire. Lo dico sempre per chi ci segue, lo dico per chi ci segue a casa, che funziona proprio in questo modo. L'alcolismo è una malattia, ma come ci sta spiegando in maniera molto dettagliata Aurelio, è strettamente correlato a una sofferenza psicologica e, contrariamente a quello che si possa pensare, ha radici profonde, quindi la dipendenza non inizia molto prima di quando la persona è ormai assuefatta all'alcol. Ecco, spero di essermi spiegata. È come se fosse un iceberg, no? La dipendenza è la punta, l'alcolismo è la punta che è visibile a tutti, ma in fondo ha radici profonde, una sofferenza che ha radici ben lontane e ormai insediate, insinuate in noi. Sì, perché allora una persona si sente, mi sentivo molto più diverso, allora prendendo l'alcol lo trovavo molto come divertimento. Alleviava le sofferenze? Sì. Non mi stavano a pensarci più di tanto lì sopra, perché mi sentivo molto più annebbiato e così con l'alcol andavo avanti. Questo accade perché la sostanza induce nel cervello la produzione di endorfine, che sono delle sostanze chimiche che inducono piacevolezza, che alleviano la sofferenza e che vanno anche a modificare l'umore. Quindi è normalissimo quello che ci sta raccontando, è comprensibile, perché è proprio quello che accade nell'essere umano, nella psiche umana, perché siamo proprio programmati per reagire così a una sostanza di questo tipo. Sì, perché mi sentivo molto più tranquillo, molto più, non mi bloccavo, non è che magari dicevo solamente una parola e poi starci di sopra a pensarci, parlavo proprio liberamente. Diventava più loquace, perché lei di natura riesce a esternare poco le proprie emozioni, i propri pensieri, abbiamo un po' imparato a conoscerla in questi mesi. A un certo punto cosa succede? Da un utilizzo così appunto insidioso, come l'abbiamo definito, dell'alcol, a un certo punto lei nel frattempo si sposa, ha un figlio, però poi a un certo punto c'è l'altro lato della medaglia che purtroppo viene a chiedere un po' i danni di questo utilizzo di alcol. Succede che a un certo punto l'alcol prende il sopravvento sulla sua vita in maniera totale. Sì, perché allora pensavo solo più all'alcol, mi sono separato, ho perso mio figlio, anche i miei genitori, al posto di stare lì a parlare, ogni tanto a telefonargli a loro, avanzavo di telefonare e mi prendevo il bicchiere. E di allora sono andato avanti per molti anni e poi, pensando bene, ho detto devo andare in comunità per riprendermi, per rivedere di nuovo la vita, non più pensare all'alcol, però se uno si riprende si rifà di nuovo una vita normale, di vedere che la persona c'è ancora. E adesso sento mio figlio, ogni tanto viene a trovarmi, è venuta mia madre a trovarmi, che era 4 anni che non la vedevo, era 2 anni che non vedevo mio figlio. Quindi, andando con calma, possiamo dire
che lei a un certo punto della sua vita decide di chiedere aiuto, perché quello poi succede a un certo punto, chiede aiuto e nello specifico chiede aiuto al CERT di competenza del suo territorio di origine, che decide di offrirle un ricovero nella nostra comunità. Però il primo percorso di cura non va molto bene, lei decide di interromperlo, ci sono poi delle ricadute, altri ricoveri in ospedale dovuti proprio alle ricadute, giusto? A differenza di questo nuovo percorso, cosa pensa sia cambiato? Cioè, perché alcune volte dei percorsi funzionano e altri invece hanno dei vantaggi? Perché qua in comunità qua al Cuprat è la seconda volta che ci sto. La prima volta sono stato un paio di mesi, però poi dentro di me c'era solamente l'alcol. E allora ho detto, interrompo il percorso e sono uscito, sono di nuovo ricaduto nell'alcol. Poi magari stavo una settimana in clinica e poi andavo a casa, sono andato avanti per un paio di anni. Lei mi diceva è cambiato qualcosa dentro di me, è cambiata la motivazione. Sì, perché voglio riprendermi a parlare con mio figlio, con mia madre, con mio fratello, con mia sorella, di nuovo rifarmi una nuova vita. Raccontato così adesso sembra un po' magia, perché insomma, per chi ci sta ascoltando potrebbe pensare, ma come è avvenuto tutto ciò? Che cos'è? Magia? Una bacchetta magica? No, questo avviene attraverso sicuramente una motivazione iniziale da parte del paziente, perché senza quella sarebbe impensabile poter effettuare alcun tipo di percorso di cura, giusto? E poi con il duro lavoro quotidiano che si riesce ad ottenere attraverso una relazione di fiducia e di cura che si instaura tra lei in questo caso e l'equipe di cura. Nello specifico proviamo a far capire a chi ci sta ascoltando in cosa consiste effettivamente questo lavoro quotidiano. Lei mi diceva ad esempio che ha uno strumento che funziona particolarmente bene con lei, perché ricordiamo che essendo tutti esseri umani unici con delle caratteristiche particolari e uniche, anche il percorso di cura è soggettivo e ritagliato poi ad hoc in base alla persona con la quale dobbiamo relazionarci. Nel suo caso l'equipe dei curanti e lei avete notato che funziona molto bene uno strumento, vuole dirci quale? Sì, allora molte domande, molte parole, per dirlo su molte persone che poi dopo magari una risposta non mi va bene o mi fa star male, allora ho quello del quaderno. Magari nell'arco della giornata mi scrivo 4-5 volte un paio di quello che vedo, quello che penso, e poi dopo passa magari un mese sulla stessa domanda, come mi comporto, come rispondo. Vado indietro, me la rileggo, dico, ma sto riuscendo di capirmi un po' meglio, la vedo migliore su quelle cose. E in più parlando con lei riesco di sfogarmi tranquillamente. Come all'inizio ero molto più rinchiuso, adesso tranquillamente, se devo spiegare sul motivo dell'alcol come glielo sto dicendo adesso, prima invece non parlavo neanche, gli dicevo colpa dell'alcol, però per arrivare all'alcol c'è bisogno che prima c'era qualcosa, lo adoperavo come maschera, invece adesso sono più tranquillo, più sincero. Questa serenità che ha ritrovato, appunto, l'ha ritrovata grazie a questo strumento della scrittura, perché lei, io mi ricordo bene, quando lei è arrivato presso il nostro centro, si isolava molto, aveva molta difficoltà a parlare, anche perché aveva paura delle sue reazioni, perché se qualcuno la faceva arrabbiare, lei aveva reazioni molto forti, esplosive quasi, non riusciva a gestire la rabbia. Quindi attraverso questo strumento della scrittura ci ha aiutato ad aprire un canale di comunicazione con lei, a instaurare una relazione, perché
siamo riusciti a capire meglio Aurelio, cosa pensava, cosa provava, e come reagiva e si viveva le situazioni e come lui le percepiva. Perché qua dentro non cambia nulla rispetto alla vita esterna, si vivono nel quotidiano le difficoltà, le incomprensioni, giusto? Non cambia nulla. Quindi il quotidiano ci dà modo di affrontare gli eventi critici, le emozioni, i pensieri che facciamo e affrontarle insieme agli operatori che aiutano a creare nuove aperture, nuove finestre di pensiero, perché si trovano nuovi significati e soprattutto, come lei stava ben spiegando, a posteriori riesco a fare un confronto, rileggendo quello che avevo scritto in un momento di crisi, riesco a distanza di un mese, una settimana o due mesi a fare un confronto e vedere in maniera tangibile quelli che sono stati i cambiamenti. Ah, guarda Aurelio un mese fa come reagiva di fronte a Tizio, il compagno X che non ha collaborato nel turno di lavaggi piatti, per dire, no? E poi soprattutto questo strumento mi sembra di capire che le abbia proprio permesso di mettere anche in maniera sana una distanza tra lei, tra se stesso e l'emozione molto forte che provava in quel momento per quella situazione, a differenza di prima che avrebbe utilizzato l'alcol. Adesso utilizza lo scritto. Sì, come allora prima, quando ero fuori, se non parlavo con uno potevo parlare con l'alcol. Invece come adesso riesco di fare le cose che bisogna farle senza arrabbiarmi, senza, penso quel che faccio, quello che devo scrivere. Se devo pensarci a una cosa, non è che devo prima dirmi ma quella cosa lasciamola passare, intanto vado sull'alcol, sono tranquillo. Invece come adesso riesco di capirmi, di sentire totalmente le cose senza andarmi a bere qualcosa, qualsiasi domanda mi va bene a parlarne, a discuterla. Sì, e questo effettivamente riconosco che è un grosso cambiamento per lei, così come prendersi del tempo per entrare in contatto con le proprie emozioni, ascoltarle, accoglierle, soprattutto la rabbia, proprio perché in passato purtroppo non le è stato insegnato quando era piccolo a far ciò e quindi lo sta facendo adesso. Questo naturalmente avviene con fatica e nel quotidiano, perché insomma non vogliamo di certo indurre a pensare a chi ci ascolta che questo possa avvenire in pochi giorni, perché a differenza di un osso rotto, dico sempre io, che può guarire in 30 giorni, in 45 giorni, la psiche ha dei tempi più lunghi, questo vale per tutti gli esseri umani. Però con la costanza, come sta facendo lei, si possono avere ottimi risultati con costanza e motivazione. Le farei un'ultima domanda. Obiettivi per il futuro? Sì, vorrei allora, come adesso, continuare a fare il percorso. Come adesso sono più in alta protezione, poi si andrà poi in media, poi andando in bassa e dopo nel mentre ricercarmi un lavoro, di aiutare una persona che abbia anche avuto lo stesso mio problema del tempo passato, di non perdersi lì dentro o la sostanza o l'alcol, invece rivedere, aprire gli occhi, vedere proprio cosa vuol dire vivere sul bene. Grazie, un bellissimo pensiero, un bellissimo messaggio questo, che penso possa essere d'aiuto a molti che ci stanno ascoltando, perché effettivamente lei mi diceva in un'altra sede che si sta sperimentando anche rispetto all'automutuo aiuto in questo percorso, nello specifico in questo periodo con un suo compagno, e questo le dà dei benefici. Sì, perché allora riesco più di calcolare, di farmi sentire che aiuto la persona, come la stessa domanda la facevo io 10 mesi fa, oppure stavo, me la tenevo rinchiusa dentro di me. Allora se la persona mi richiede una cosa, piano piano gliela spiego
però in un altro modo, perché stando già essere passato è più facile a capire senza offendere la persona. Quindi modulare quelle che sono le sue, quelle che erano le sue reazioni del passato, è un esercizio per lei, quindi in tal senso, e così come lei è stato aiutato in passato e continua a esserlo tuttora, prova l'esperienza arricchente dell'offrire aiuto a qualcun altro. Grazie, grazie di questo messaggio e posso soltanto che augurarle buon cammino. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci.